Ah, l'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi parliamo del nostro Optimus Prime, però in una salsa molto particolare, quella del film di Travis Knight, che ha messo un po' d'accordo le fattezze Generation 1 con quelle moderne. Infatti, rispetto ai modelli del film di Michael Bay, in quelli di Bumblebee di Travis Knight abbiamo proprio questo equilibrio abbastanza perfetto, direi. Insomma, più alieno sarebbe stato troppo alieno, più cartoon sarebbe stato troppo cartoon. Oggi parliamo di un modello molto particolare, cioè il Magnificent Mecha, quello che è candidato ad essere per un bel po' la migliore versione di questo personaggio in salsa, appunto, Travis Knight e successivi. Ma oggi ne parlerò con un ospite particolare, l'avete già visto nell'intro, è colui che si occupa, che ha composto e suona la colonna sonora che sentite in tutti i miei video. Stiamo parlando di Steve Mad. Cosa fai? Tira giù quella maschera lì. Cazzo bello. Ah, l'amore. E niente, andiamo di là a parlarne. Ecco qua il nostro bestione, che è fornito con pistolone, una stupenda base per l'esposizione e come accessori a queste sei mani opzionali. Inoltre ha anche questi due scarichi opzionali. E siccome il modello è del nostro Steve, sentiamo cosa ha pensato appena l'ha tirato fuori dal box. Allora, prima di tutto il box è un classico bolla a tre strati, molto resistente, con dei begli incastroni e alloggia tutto che si può prendere in modo comodo e sfilare subito. Il modello ha una grossa personalità perché si possono accendere gli occhi, che è una cosa bellissima, gli conferisce quasi l'idea di avere un'anima dentro, no? Quindi è molto più personale, è molto più terra terra, cioè più bello, come avere un amico a fianco. Poi la verniciatura mi è piaciuta subito. Tutti i particolari sui bicipiti, sulle braccia, le gambe, sono molto belli, dall'idea di qualcosa di vivo, non di statico. Io ho preferito mettere gli scarichi curvi perché sono un po' più zarri, quindi fa un po' più tamarro. Anche gli accessori sono molto belli, la pistola molto dettagliata, le mani non sono articolate, però si può scegliere tra tanti tipi di posa. Sono già fatti. Super posabile, una bella presenza scenica. Se date un'occhiata ai cerchi, vedrete che ci sono delle belle gomme in gomma morbida. Oltretutto scivolano molto bene, quando il modello è trasformato non incespica, non graffia da nessuna parte. Anche le giunture sono belle salde. Ci sono delle giunture diverse da quelle che mi dicevi tu, che erano le. Il ratchet joints. Quindi queste qua sono silenziose, non si sentono dei click-clack, ma sono molto forti, reggono bene nonostante il peso sia importante. Un'altra cosa, la motrice, poi la vediamo dopo, è fighissima, molto realistica e che dire, dei piedi super ben posabili, ben articolati. È buono, basta, cioè, tanta roba difficile da trasformare, però dà molta, 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 molta soddisfazione, sia in versione robot che in alt mode. E quindi, come avete sentito da Steve, non ha nessun ratchet joints, cosa che comunque può dispiacere su Masterpiece, però avendolo maneggiato anch'io, assicuro che nonostante l'assenza di ratchet joints,
tutte le articolazioni sono solidissime, quindi non abbiate paura, assolutamente lo mettete in posa e resta lì. Unica pecca che segnalo per il discorso posabilità è che il gomito più di tanto non va. Ho fatto pure la rima, ma vi assicuro che non era voluto. Intanto c'è qui il plettro di Steve, perché se non fa lo stupido non è Steve. Ma sono stupido anch'io, vi assicuro. Comparazione con lo stupendo Megatron, Megatech, ma cazzo Steve, cosa cazzo? Arca puttana, dicevamo. Comparazione con il nostro stupendo Megatron Megatank, sempre masterpiece. Steve, dovevi aggiungere qualcosa di importante? Allora sì, perché nella progettazione delle mani accessorie, sicuramente chi l'ha fatto era un burlone, perché se vi ricordate quando andavate a scuola c'era il giochino di quello, guarda qua. Ma va a così. Cagare, va. E c'è anche la mano che risponde, cioè che può entrare dentro. Sì, dai, paghi il andiamo avanti. Andiamo. Ed eccoci arrivati al nostro momento birretta. Andiamo di là a sorseggiare e a trasformare, e quindi con la nostra bella birretta. Olè! Dunque, siccome Steve è mio ospite, qui l'ospite è sacro, si sta stressando a trasformare questo coso, adesso con calma se lo trasforma e dopo vi facciamo vedere la modalità alternativa. A tra poco. Siccome, come detto, il modello è del nostro Steve e quindi ho lasciato a lui il grande piacere di trasformarlo, però dopo la 56esima bestemmia, abbiamo optato per trasformarlo a telecamere spente per poter bestemmiare in pura tranquillità, vero Steve? Sì. Basta, basta. Dunque, dico subito la mia. La trasformazione a tratti fluida, a tratti ostica in alcuni punti, però subito mi sento di contestare il fatto che dopo 1000 passaggi, come vedete ancora qui in alto, abbiamo le cosce in bella vista e questa porzione di gambe in bella vista. Dopo tutti questi passaggi, che sono davvero tanti, al di là dell'effetto generale che ci può anche stare, però non si può tollerare dopo 40.000 passaggi e altrettante bestemmie avere ancora questo. Lei, signor Steve, cosa ne dice? Com'è stata la performance? Ci dica. Allora, sicuramente la parte finale è bella, perché lui è bello, no? Anche sui tergicristallini, i tergicristacci. Se adesso ridi, puoi scioglierti, ridi pure. Però, raga, cioè, come ha detto Gianni, il discorso delle gambe, ok, ma dopo tutto sto casino non hai un'accuratezza sul posteriore utile a giustificare lo sforzo generale, nel senso, sicuramente la parte più difficile da gestire è la cabina, perché devono rientrare le braccia, le spalle, la testa. Per carità, sono tutte zone che poi escono, che danno dettaglio e va bene, però ci abbiamo messo veramente una vita ed è stato abbastanza stressante. Diciamo che un modello che lo trasformi una volta per levarti la voglia, poi lo metti di nuovo in modalità robot o te ne compri un altro, così ecco. Lo tieni robot e l'altro lo tieni in alternative mode,
Però effettivamente anch'io da quando l'ho comprato, e ce l'ho già da qualche mese, l'ho trasformato una volta, ho avuto i miei scleri potenti, dopodiché l'ho ritrasformato in Optimus e Gianni stasera ha voluto ritrasformarlo. Io non lo avrei fatto. Eh beh, hai voluto fare la recensione insieme a me, ti tocca lavorare. Giustamente. Ed eccolo qui in comparazione con il nostro caro vecchio Masterpiece 1 Optimus Prime. Allora, cabine molto belle, tutte e due considerando la differenza d'età. Una cosa importante, ragazzi, il simbolo degli Autobots. Se andiamo a vedere anche sull'Opera che c'è qua dietro. Tac. L'opera del nostro Emiliano. E invece vedete qua la differenza. Lui non ha niente, ma anche dall'altro lato non c'è niente. Quindi sì, in disguise va benissimo, sicuramente questo è molto più camo della versione Masterpiece dell'attaccare. E dunque, per le considerazioni finali, lascio la parola a Steve in quanto fortunato e gioioso possessore di questo pezzo. Allora, diciamo che sono molto contento comunque di averlo perché l'estetica è impagabile. La trasformazione è molto difficile. Mi ha fatto diventare Veneto almeno per un'oretta. Sì, confermo. Ci sono tante cose di qualità. La mia domanda è: c'è bisogno di tutta questa ingegnerizzazione necessariamente se poi il risultato delle gambe del retrocabina è questo? E dunque, caro Steve, rapporto qualità-prezzo, che voto gli diamo? Ma io gli darei un 6,5-7 perché sono 240 Concordo, e concordo, passa. concordo. Diciamo che se uno vuole qualcosa riferito ai film di qualità, va bene, molto bello, molto posabile, molto però complesso, ragazzi, veramente complesso. Mentre Steve, che qui alle mie spalle suona, mi dissocio assolutamente da questa roba qua, che è tutta farina del sacco di Steve, e mi dissocio insieme al facepalm di Megatron. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a noi. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane. Eno, no, adesso lo faccio. Mi ricordi come si chiama? La sezione, così non diciamo cazzate.